Vi voglio parlare delle elezioni europee che si svolgeranno fra il 25 e 26 di questo mese. Io vi invito, prima di cominciare a parlare delle elezioni europee, a guardare, a cercare nel mio canale elezioni politiche amministrative europee. Ho parlato sempre della politica ogni volta che ho avuto possibilità di farlo, quindi cercate nel mio canale politica, politiche, elezioni amministrative, referendum. Ho sempre parlato di queste cose come fa fan page, e adesso parlo di nuovo perché ci saranno queste benedette elezioni europee. Io ho sempre creduto che i politici italiani siano dei fantocci della Chiesa, dei poteri forti, delle banche, e che non contino nulla. Lo continuo a credere. Io vado a votare per dovere civico, perché qualcuno ci deve rappresentare, ma ormai non credo più a nessuno, perché sono tutti uguali. Una volta che salgono al potere, infatti in Italia siamo sempre stati affetti da gattopardismo. Cioè, cambiano tutto, cambiano i partiti politici, cambiano le coalizioni, cambiano i riferimenti, cambiano le ideologie, cambiano le propagande politiche, cambiano i politici. Con il tempo, prima o poi escono dalla scena politica, ne arrivano di nuovi, giovani, ma non cambia nulla. Il sistema, l'impianto complessivo non cambia. E poi voi, io e tutti voi andremo a votare, perché se non ci votano, utilizzeranno il nostro voto. Se va a votare meno gente, loro avranno più libere le mani di fare quello che vogliono. Ma intanto ci sono delle persone che noi non possiamo votare, come per esempio gli amministratori, i consulenti, tutte persone che scelgono i politici votati da noi. I segretari, i portaborse, i consulenti, gli amministratori pubblici e privati, perché contano nel fare politica anche le aziende private, non solo quelle pubbliche, perché nelle aziende pubbliche e quelle private i partiti politici ci mettono loro uomini, donne, consulenti, amministratori, delegati, chi più ne ha più ne metta, per dirigere aziende pubbliche e private, e ne hanno di rimando degli interessi economici di altra natura. Quindi noi votiamo per chi? Perché poi alla fine fa i suoi interessi e gli interessi degli amici politici, degli amici industriali, degli amici finanziari, finanzisti, degli amici bancari, degli amici propagandisti, degli amici P3isti, perché adesso la P2 è andata fuori di moda, gli amici dello IOR. Quindi noi, come al solito, andremo a votare perché è un nostro diritto, e poi perché non vogliamo che usino il nostro voto. Mi raccomando, gente, andate a votare. Ma non andiamo a votare perché ci rispettino, quello no, no, scordatevelo. Andiamo a votare semplicemente perché, se no, gli rendiamo più facile la vita. Per esempio, se non ci sono sufficienti voti, istituiscono di nuovo un governo tecnico alle elezioni nazionali, a quelle amministrative idem, a queste elezioni europee. Non so che succede se non andiamo a votare, però riuscirebbero a superare il quorum dei partiti che altrimenti nessuno vorrebbe. Quindi, se non va a votare nessuno, vanno in pochi, allora le forze politiche si spartiscono meglio i voti, capito? Invece, se vanno in molti a votare, se andiamo in molti a votare, almeno gli rendiamo difficile la lottizzazione delle sedie che gli spettano a Italia. Oppure Italia non si trova fuori dall'Unione Europea. Io credo che anche se vogliamo uscire fuori dall'Unione Economica Europea, bisogna avere delle sedie, delle poltrone nell'Unione Economica Europea per discuterne l'uscita. Oppure, se non vogliamo l'uscita dall'Unione Economica Europea, bisogna avere delle sedie, delle poltrone per far sì che l'Italia non esca. Comunque la pensiate, sia che siate euroscettici, che
che siate invece entusiasti di questa Unione Economica Europea, dovete andare a votare affinché la vostra posizione sia rispettata, perché altrimenti gli altri paesi europei non ci prendono sul serio se non abbiamo rappresentanti, capito? E i rappresentanti li debbono rappresentare a voi, quindi li dovete scegliere col voto. Altrimenti non potete dire, se volete rimanere in Europa, che l'Italia se ne esce per colpa di altri. Voi non siete andati a votare e non potreste dire che l'Italia rimane in Europa quando voi volete uscire, perché siete euroscettici e volete l'Italiz, che l'Italia rimane per colpa di altri. Voi non siete andati a votare i rappresentanti che vogliono l'uscita dall'Unione Europea, e quindi la colpa è sempre vostra. Quindi comunque la pensiate, qualunque cosa volete nella vita, andate a votare, altrimenti il vostro voto lo utilizzano altri, perché è più facile spartirsi potere fra partiti che avrebbero raccolto di meno, perché c'è una maggioranza relativa. Meno vota la gente, più facile avere una maggioranza relativa. Invece più la gente vota, più è difficile avere una maggioranza, capito? E quindi alla fine vince chi ha diritto di avere la vittoria, se votano in tanti. Se votano in pochi è facile fare dei brogli del 10%, invece se votano in tanti il 10% non è influente. Comunque, riguardo le elezioni europee, ho già fatto dei video, cercate nel mio canale, voi che mi seguite tanto. Per quelli che non mi seguono, andate a cercare nel mio canale lo stesso video sulle elezioni della Unione Economica Europea. E poi mi raccomando, a tutti quelli che mi seguono e quelli che non mi seguono, date like a questo o dislike se non vi piace a questo video, commentatelo per farmi sapere cosa ne pensiate e pensate, condividetelo affinché altri possano esprimersi. E poi azionate la campanella del canale per conoscere le novità, ma soprattutto iscrivetevi, perché se non vi iscrivete non potete conoscere le novità del canale, perché non potete azionare la campanella. Allora iscrivetevi al canale Sant'Enchan, azionate la campanella, commentate questo video, dategli like o dislike e invitate i vostri amici, parenti, familiari ad iscriversi al mio canale. E io farò altrettanto. Ciao ciao, arrivederci e grazie.